Navona e l'inviato Matteo Parlato. Buon pomeriggio Matteo, allora qual è la situazione? Buon pomeriggio da Piazza Navona, a voi e a tutti i telespettatori. La situazione è che, come vedete, c'è la musica, la manifestazione è appena cominciata e qui con me c'è Stefano Lentini, che diciamo è l'uomo che terrà il palco oggi. Allora, Stefano, per cortesia, ci può dire quali saranno gli interventi previsti? Dunque, allora, ci saranno diversi interventi che si occuperanno fondamentalmente di definire e di spiegare alle persone cosa sta succedendo in questo momento in Italia. La maggior parte degli interventi saranno volti a capire in quale misura questo decreto legge salvaliste è incostituzionale e in quale misura contrasta con una legge del 1988 che stabiliva che il governo non può esprimersi in materia elettorale con un decreto legge. Avremo diversi avvocati, ci sarà l'avvocato Claudio Forte, l'avvocato Domenico D'Amati. La cosa che vorrei che ci terrei a sottolineare è che al di là degli interventi questa piazza si sta riempendo, la manifestazione non è ancora iniziata, comincerà diciamo tra mezz'ora, gli interventi sono tra mezz'ora. La cosa fantastica è che le persone con un tantan mediatico tramite Facebook, social network, telefonia, senza l'ausilio dei grandi media, si stanno occupando di questioni capitali per la democrazia. Bene, ora per i Verdi c'è un rappresentante dei Verdi, Paolo Bellino. Signor Bellino, lei come giudica, come vede quello che sta succedendo in questi giorni? Beh, è importante una saldatura tra la società cosiddetta civile, cioè che non ha una parte nella rappresentanza politica, e coloro che si propongono come rappresentanti della popolazione. Questa saldatura è potuta avvenire grazie ai mezzi di comunicazione moderni che sono al di fuori del controllo di chi possiede i mezzi editoriali, cioè il web, e è nata sulla base di un'esigenza popolare tramite informazione web. Vorrei notare che anche il Presidente della Repubblica ieri ha risposto a due cittadini alle loro legittime domande attraverso il web, facendo un comunicato sul sito del Quirinale. Credo che sia la prima volta che accade questo in Italia, sia per la modernità del mezzo, ma anche perché generalmente le comunicazioni degli palazzi alti non avvengono così. Per la prima volta è successo questo, quindi anche il più alto vertice della Repubblica ha parlato con la base attraverso un sistema di comunicazione facile, immediato ed efficace come il web. Quello che sta accadendo in piazza è questo: attraverso il virtuale si arriva al reale. Bene, comunque noi continueremo a seguire perché, come ci spiegava prima il signor Lentini, questa manifestazione andrà avanti fino a sera e terremo aggiornati voi e i telespettatori di Rai News 24 sugli interventi che si seguiranno sul Sì, palco. volevo aggiungere, se possibile, 10 secondi. La cosa che ci interessa sottolineare è che questa manifestazione non è organizzata da partiti, è organizzata da un insieme di cittadini che si raccolgono sotto il colore viola, ma che io per esempio adesso non ho, perché il colore viola per noi rappresenta una coscienza e soprattutto una grande indignazione per quello che sta succedendo oggi in Italia. Quindi invitiamo tutti a venire in piazza e a manifestare con noi. Beh, abbiamo sentito anche questo comunicato del popolo viola e vi restituisco la linea. Grazie a Matteo Parlato e tuoi